Buonasera ragazzi, buonasera e bentornati su Brothers. Parto col giro di saluti rapido e saluto Chandarias, saluto Arson, saluto Nobix e saluto Sodini 98. Direi che possiamo iniziare. Con l'account l'avevamo iniziato nel... Nel tuo, mi pare. Prova a vedere, nel caso andiamo nel mio. Mi sembra abbastanza L'altra semplice. volta avevamo staccato in un momento di gioco un po' tranquillo. Non mi Adesso ricordo io non mi niente. ricordo Ho niente, giocato sei giochi. soprattutto dei comandi. Beh, c'è Vero, tasti, tre vero tasti era ragazzi, il perché lui gioco. era nel periodo Elden Ring, io sono nel periodo Horizon. E oggi lui ha giocato tutto il giorno a Elden Ring, domani lui tornerà a lavorare, io domani sarò ancora a casa, quindi lui lavorerà e io giocherò a Horizon. Quindi diciamo Dura che gli più. accordi stanno funzionando molto bene. Fin quando Horizon lo buttiamo dal No, balcone. non ti Devi permettere. premere un Ho pulsante. premuto un pulsante. No, mi sa che gioca, Continua. continua. Due Due giocatori. giocatori. Sì, va bene. Ora ci dirai due tasti, due. Cosa, scusa? Io non mi ricordo i tasti. Ma era muoviti e Ah, azione. beh. Mamma mia, dopo passare da PS5 a questo è. Vabbè, raga. Come state? Raccontiamoci un po'. Come va? Oh, Ok. ok, va, niente, basta, non mi interessa più. Ah, ma qui c'era l'inventore. Ah, ma io sono, no, dammi il tuo, io non voglio essere quello bello, io voglio essere quello Ma biondo. è al contrario sto Ma la coso. telecamera com'era? Ah, così. Ah, dai, svegliati. Iniziamo bene. Dai, forza, forza. Dobbiamo prendere l'aliante deltaplano. O è un aliante o è un È deltaplano? l'aliante plano. Siccome non ha la forma del Questa è una delta. cooperativa malvagia. Cos'è la cooperativa malvagia? Del tipo? Eh sì, magari muoversi anche. Ma... che dire? Andavo tenuto premuto. Cioè, ci siamo scambiati i ruoli sul... Non Chiedo scudo. Me dove sono, Ali? Ok, sta andando benissimo questo inizio. non sta andando benissimo questo inizio. Cioè, perché dire non sta iniziando benissimo è troppo maestro. Ti ricordi in It Takes Two come non si moriva in questa cosa? Ah, ma siamo noi! Sì, vabbè. In It Takes Two c'era una cosa identica. Con Vero. la differenza che non dovevi tenere premuto il tasto. Vuoi metterti Solo a al testa? massimo. Mettiti di più. Di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua, di qua. Mangine di Io ho dritto. l'input lag. Oddio. Stiamo rischiando la vita. Che ridere. Di qua, di qua, di qua. Lei dice di qua Ma come se io potessi sto coso, vedere. devi seguire il mio personaggio briondo. Briondo. Briondo, che ha scritto Arston, mi ha fatto ridere. Briondo. Ma Tu che ci fai qui? E che fa? Si alza. Ma no, non funziona così l'aliante. Si è rotto mezz'ala. Vabbè, ma da sola si rompe perché nessuno sta facendo niente. Pensi? Io penso che dobbiamo finire su Vabbè, quell'altura. finiremo sulla roccia, dai. Ma vuoi scansarla? Cioè, è rimasta lì Io per... pensavo si atterrasse lì. Ma come fa ad atterrare lì se non c'è un No, punto di ma figo, da atterraggio? qui no, ti prego. Che tasto è che ho premuto? Ah, il tasto giù. Ai, Si iniziamo... stava rompendo, vuol dire che dovevamo atterrare. No, vuol dire che dobbiamo schivare. Sottofondo i satiri che... Il livello di Spiro, quello dove c'è il... Non è il satiro, quello che deve suonare la cornamusa. Sì, che dovevi liberarli, quelli impietrificati. Sì, devi liberare quelli Ma impietrificati. Spiro 4 quando me lo fa? Appena Microsoft C'ho esce i poco soldi. voglia di Spiro. Ma amore! Di là!
chiedo scusa per... Mi fai schifo. Per il modo colloquiale con cui l'ho chiamato. Se mi chiami in quel modo io non capisco che stai parlando di me. Ti chiamo sempre così. Ricordate quando vi abbiamo detto che lo finiremo stasera? Non era vero. Dobbiamo mentire. Ho un'intera zona nuova da esplorare. Dove? Boh, in Octopath. Ma se non giocherò... Allora, ragazzi, lui è stato quello che... Vuoi metterti nel posto? Non so chi c'era in live venerdì con Cyberpunk, ma la Day One Edition di Elden Ring ci è arrivata rotta. O meglio, la Steelbook è arrivata rotta. Abbiamo chiesto il cambio, che quindi è in arrivo. E... Però nel frattempo lui l'ha voluto comunque iniziare, perché il resto... anche la scatola di cartone era un po' ammaccata, ma il resto funzionava. Quando gliel'ho detto, lui è stato quello che... No, ma figurati, tanto io non lo inizio, ho tanti giochi da finire, devo finire Octopath Traveler, perché poi adesso a marzo comunque siamo pieni di giochi. Io quando arriva comunque tu portalo, ma tanto non lo gioco. Ragazzi, sono 2 giorni che gioco il Elden Ring. Cos'è successo? È successo, sei caduta. E pensa, in 2 giorni ho scritto solo 2 boss. Sì, oh, ma no, ci ho creduto poco. No, andiamo col canto dei satiri. Tarara, tarara. Oh, è bello. Fare ridere. Io. Tanto era stonatissimo. Era orribile. Se non fosse che devo... Quel suono dovrei lì installarlo su PS4. Non mi ricordo com'era su PS4. Però io mi ricordo che su PS1 era stonatissimo. Cioè aveva... Vuoi metterti a destra? Madonna, destrissima. Non ce l'hai di là, Spiro 2 per PS1? O è l'1 che è di là? No, mi pare che sia il 2. Devo controllare. Andiamo centro, andiamo centro. Tu hai un concetto di centro che... Ah, sono gli uccelli. Ma gli uccelli fatti benissimo, devo dire. Ma anche noi non sono fatti così bene. Io direi di iniziare a convergere già. Vabbè, convergiamo. Ah, quindi questa non è la parte più difficile. Pensavo fosse questa. Io sento il tasto del Joy-Con che implora pietà. Ora si alzerà, guarda, da solo. Eh sì, ok. Proprio come in It Takes Two. Sembra la parte di Dark Souls dove c'è il ponte col drago. Ah, che è l'inizio, il borgo dei non morti. È lui, è il drago dei non morti. È il drago non morto. Il drago è vivo. È il borgo dei non morti. È il borgo dei draghi dei non morti. Ma dove esce quella porta? Era per tenere saldo l'aliante. Così possono arrampicarsi. Sì, vabbè. Vabbè, ora sarà... Dobbiamo fare la sincronia. Come in Astro Boy. Finirà malissimo. Astrobot. Ma dove vai? Volevo dire che se cadevo io cadevi anche tu. Mi ti picchio. Loro sempre con i loro poteri da Spider-Man. Perché non si afferrano ai rovi. Beh, tu devi passare oltre, penso. Ma non... Ah no, anzi, scusa. Aspetta, tu vai. Io non posso andare. È lontanissimo quello. Di là non ti fa andare? No. Allora, vediamo ad intuo. Ah! Ah, vabbè, sì, vabbè. Cioè, io penso che la sua anca sta per contare lamenti. Fermati. No. Perché dovevo fermarmi? Vai.
E tu vado io. Sei più indietro, dovresti andare tu. Vado io. Poi si lascia cadere, ah, peso morto. Morto. Perché no? Aspetta, ferma! Ho capito, però ti fermati! Ah, io c'ho un pezzo qui. Io non penso che la gravità comunque funzioni così. Il problema non è la gravità, il problema sono le loro anche. Beh, anche quello, sì. Ho sbagliato tasto! Lui è camminato nel... Lui però nel frattempo dice, vabbè. Il gioco ce l'ho su PS5, quindi gira come gira, no, su PS5. No, ti prego. Cioè, no, male. No, ti prego. No, no, cerca di non sbagliare tasto, però. Ma tu stavi camminando nel vuoto. I satiri. Guarda la sua anca distrutta. Ah no, la tridimensionalità. Su PC abbiamo letto che ci sono stati non pochi problemi comunque. Perché? Perché? Ma se tu ti sei aggrappato, ma puoi far aggrappare anche me nella vita? Cioè, io non lo so. Ciao Liam. Ma l'ambientazione è un po' Elden Ring. È appena detto che è Dark Souls. Vabbè, Elden Ring cos'è? Fermo. Un titolo con una... con un world building totalmente diverso. Ma come? È Dark Souls 4, tu mi hai sempre detto. Sì, per il gameplay. Ah, è manco. È nel ringo. Per la tipologia di gameplay, più che per il gameplay. Stai fermo! Vai, sono reggiti! Qui. Vai. Vai. Fermo, fermo. Perché? Fermo, devo passare io lì. Ma non c'è motivo. Fermo. Mamma mia. Ok, non puoi. Benissimo. Alza, svegliati. Devi pagare la luce, il gas. Perché sei toccato il capo? Perché mi hanno parlato di Enel, di bollette pagate. Fermo. Fermo. Fermo e continuo. Vabbè, ma uno ci prova. Ah. Se sbaglio. No, guarda, ti picchio. Ti tiro io piuttosto. Oh, ce l'abbiamo fatto, ma questo. Tagliamo questa corda. Ia. Atta. Atti. Atti. Sì. Atta. Cos'è successo al mio personaggio? Atta. Ah, got to move. Perché devono sempre mettere un riferimento a Michael Jackson? Ia. Atta. Ia. Che se la prende con nulla? Qua, qua! Di qua! Allontanami, Yasen! Ti sei giocato? No, ti spiego, ti vedo male, ma è mi... Invece di farlo moragno! Ah, ta! È finito, cazzo! E mo... Ah, come hai fatto? Ho fatto tutto il gioco. Abbiamo fatto così finora. Ma poi era bellissimo. Ma qualcuno mi prego la può fare la clip? Perché parlava con il nulla. Ah, tuo padre. Sì, è un modo tipico di insulto. Atta. Ma che ti insulto è Atta? Vabbè, sì, niente. Fermo, che fai? Fermo, vado io. Ma non ci arriverai mai lì. Ma sì, ma tu non hai presente io quando... Ah, ma non si vedeva quello buio. Ma si aggrapperà lì? Ah, sì. Sì, secondo te le leggi non esistenti, però. Fermo. Ma lo capisco che non ma devo. Ma non mi risulta. Oddio, veloce. Che poi per terra è tipo bassissimo. Ah, quello lì era. Qua cosa c'è? Non c'è niente, ci quello lì era un suggerimento per dire che si rompevano.
Vabbè, ti spiego, in realtà. vai. Fatti ondeggiare, fatti ondulare. E io come devo fare? Ah. Vai. Okay. Oh no, c'è un bivio. No, di qua. Lì c'è il coso. E invece. Di qua, vedi che c'è la... diceva ancora... bestia. He's speaking the language of gods. Che cos'era? Un bimbo. È un bimbo. Così lento. Vero? Sono i bimbi che piangono. Aspetta, ma perché stai andando a 85 Aspettami. All'ora? Stavo a 100 all'ora per trovare la fidanzata. Vuoi premere l'unico tasto che permette... Non sta andando. Allora vado io. Ok, ora sta andando. Beh. Vado io. Ah, vabbè. È rimasto lì. E io fa niente, non conto. Oddio mio. Fermo. Vai. Ma non posso saltare. E non dovrei. Vai, gira. Questa è la mia velocità, eh. Ma tu che fai? Ma qua posso andarci io? Sì. Ma saranno i falchi. Anna Falchi. Falchi è un salutiamo nome diverso. Anna Falchi, che so che ci segue. Per dire il nome dei poliziotti. Ci segue anche spesso. I poliziotti si chiamano Falchi. Ma che stai dicendo? Non si vede che non sei mai stato arrestato. Perché tu sei stato arrestato? Non posso dirlo in più. Ma questa parte è quella di Uncharted dove c'è il campanile, Uncharted 4. Dove c'è il campaline. Il campanile. Aspetta che... Sì, ma che ansia però. Sono le arpie. I falchi sono le guardie in borghese. Vabbè, ma a Catania qua non si usa in dire tutto falchi. Tutto il mondo si usa falchi. No, qua non si usa falchi. Qua si chiamano carabinieri. Beh, ho distrutto... ho distrutto il gioco, basta. Non ho più bisogno di... Oddio. Era questa inquadratura. I falchi del The Ring sono bellissimi, ragazzi. Sì, se non avessero... Li vedo da lui. Sì, se non avessero le lame... Ma perché il fratello è diventato cieco? Ah no, è che ha gli occhi talmente sottili. Lo butterei di sotto. Oh, non abbiamo più la corda. Ma secondo me non sono falchi. Potrebbero essere anche così, come si chiamano? Le aquile. Ah, cioè falchi, ma le falchi donna. Vuol dire le ancore. I falchi donna, vuol dire. Che? E c'era la... Povero, ma c'è del sangue. Perché, il maschio dell'aquila, come si chiama? L'aquilo. L'aquilone. Ah, e c'è pure pensato che era una cagata nel frattempo. Mentre la femmina del falco... La falchessa, ovvero. Certo, la falca. Falchi. Perché io sono rimasta nell'angolo lì, tipo in punizione? Ma lo devi provare oppure ti siedi? Pure? Non arrivo, aspetta che arrivo. Ma via il tempo, dai. Oh. Ma lo provano solamente, non si addormentano. La falce. E quello sta morendo, noi qua. Ah, il letto è comodo. Oh, atta! Ma si butta da qua. Ma che animale è questo? Ma sta scopa. Ma sta scopa che sta così dall'altro. Cioè, in quale fisica questo? Ma c'è la lente? Atta! Adesso mi colpisce con la... Oh, ma povero, ma è un coso, un grifone! E la femmina del grifone si chiama? La grifondera, d'oro. La grifondessa. La grifondessa.
La D non si sa perché è nell'equazione, è però. Perché è per fare d'oro. Ho capito. Ancora. Sì, ora anche tu guardi. Lì bisogna andare. Allora ora ti picchio. Ah-ha. Atta. Tu puoi entrare nella gabbia, io no. Io posso entrare. Tasso frasso. La femmina del tasso frasso come si chiama? Tasso frassa. Vuoi salire invece di dire cagate? Si chiama... Vabbè, non fare così. Se abbiamo una carrivoli, ragazzi, già abbiamo iniziato anche a Uncharted 3. Ma tu prendi dei cerotti intanto, poverina, è ferita. Io ti prendo al volo. Dai, tira su. E ora? Tira su con la tua forza. Ma non tira niente, non fa niente. Come non fa niente? Ah, devi aggrapparti a me. Prova. Ma non ci arriverò mai. E invece. E ci cala i causi. Ma lei chi la prende? Mo? Spero si sposti lei. Ah, è una piccola edvige. È un Barbagianni. È un Barbagianni carino. Povero me ferito. Ma spostati. Come si chiama la femmina dei Barbagianni? La Barbagiannessa, ovviamente. Certo. La Barba Giovanna, oh, dicevano alcuni. Io ho sempre voluto un Barbagianni, un gufo. Ah, è un grifone comunque, non è un Barbagianni. È un ragione, è un grifone. Magari è una figura che non esiste, è un Barba grifone. È un grifone. Un grifone che si chiama Gianni. Ma popola... Scusa, ma c'hai il sangue attorno e ci sale addosso? Ah, sì, no, prego. Ma vabbè, ma se vola mica usa le gambe. Sì, ma è ferito, scusa. Mi sembra... Beh, lui deve scappare comunque. Chissà da chi era tenuto prigioniero. Dai giganti cattivi. Sarebbe stato interessante vederlo, capirlo. Bisogna leggere i documenti. Quando droppi l'anello. Bisogna leggere l'ultimania di Brothers. Come Harry Potter, vedi, vedi che c'è il grifo. Questo è cosa? Come si chiama quello di Hagrid? Il Cerbero. Fuffi, no, ma non è un Cerbero. Fuffi! Fuffi è il Cerbero! Con quale sguardo da Liam Gallagher non ti respiro. E con queste potremmo volare anche noi. Fiero becco, bravo Arson. Ma Fiero becco è il però centauro. Ma non era un grifone, no, era... È il centauro Fiero becco. Ma non era un centauro Fiero becco. È l'unicorno. Un ippogrifo, ecco. Hai visto l'ippocorno. Cioè, lì era un centauro. Ma quello è mio padre. Perché con la piuma si è ricordato di quando ma pescava con suo padre? Ah, tu dici il padre di lui, eh? Capito? Tra l'altro hanno due engine diversi, sono, hanno colorazioni diverse. Perché anche lui è all'ombra, suo... stupido, lui è all'ombra. Perché lui è un ricordo. Hanno fatto un po' come cazzo volevano. Ma perché la piuma gli ha ricordato questo momento? Perché... Non, è, non c'è una risposta. Pescavano a caccia di un grifone. Ragazzi, oh, questa cosa mi ricorda Ori and the Will of the Wisps, mi fa stare molto male. Ferma un attimo, che devo accarezzarla. Che fa? Se lo tiene. No, stai fermo, fermo. Fermo, fermo. Aspetta. Vai, fallo anche tu. Oh, che carini. Ragazzi, potete piangere con questa cosa, mi commuove. Che stai facendo? Atta. Ma la piuma? Eh? Ce l'ho io. Boh, ce l'hai tu. Vedo che siamo molto... Vedo che c'ho un microfono nel me... Che succede? È filmato. Che succede, amico? Mi commuoro. Titoli di coda. Ma che fai? Devo provare se ci sono dei muri invisibili. Atta! No, Bix... Sei un... Mi fermerò qui. Tu saprai. Kratos. Ciao Cisco, buonasera. Ci sono degli avvoltoi che stanno mangiando Kratos. Ma quel piede, che avvoltoio è? Anche il tuo ha cinque dita. Sì, ma è brutto. E date... Ma
si butta da qua. Novix, allora è stato bravo perché ci ha avvertito dei traumi effettivamente. Effervescentamente. Effettivamente, però... Oh, c'è la panchina di Ico, ma fammi arrivare il prima. Il fatto che adesso lui mi abbia detto di prendere il personaggio biondo per i traumi mi fa preoccupare. Ma perché mi butti fuori? E io dove mi tiro? Ah, bello, oh, Peppe Fe, bello sto piede. Date i miei piedi, non chiedermi niente. E non so che valuta si usa in questo con gioco. Con le mani, con i piedi. No, quella non è ancora detta. Ho un altro piede. Ma ora me lo lecco tutto. No, voglio venire io. Aspetta. Io secondo me lo stacco. 30 euro, sono già pronti per te. Mi sa, già ti ha letto nel pensiero. Leva da scarpe. Da mago al Z. E Peppe che arriva dall'alto. Sono più animate quelle dita che tutto il resto del gioco. Beh, parliamone. Atta! Atta! Ma questa mano come è messa così? Da, andai! Oh. Ah, abbiamo un nome! Da. Ah, la Buster Sword! L'Excalibur 2! È la Buster Sword di Cloud! Oh, Natta, andai! Ma si sta arrabbiando? Cioè, più è arrabbiato, più dice parole. Con tutti i piedi devi fare così? Magari ce n'è uno profumato. Ah, sono gli avvoltoi. Oddio. Scusa, mi ricorda Way Out. Ma fatte stesse persone. Ah, vero, io non posso nuotare perché c'ho il trauma. Perché tu sei Emma. Sono Emma? Ma è Emma la cantante? Emma Emmerich. Perché ti sei tolta? E lui da solo ha fatto, tutto solo ha fatto. Ah, tirami su, dai. Due cretini. Guarda, due idioti. Ma siete vicino al muro, stupido. Non ce l'ho. Ma non fa sta cosa che dici tu due del deficienti, muro. Guarda, guarda. Due imbecilli. E fammi lecca. Ah, 30 euro. Sì, vabbè, però. Ma tu bestia. Ma vuoi metterti in posizione? Oh no, volevo scansarmi l'ultimo secondo. Ma il gioco non è così interattivo. O prossimo ne è? Ah, e ora tu devi andare lì e tirarti su tramite me. Ma prossimo ne è? Capito? Se, quando mi diranno di... Vieni qua, dove sono io. Perché quella volta hai fatto come un gatto? È un gatto. Solo tu stai dicendo che è un avvoltoio. Potrebbe essere persino un gatto. Io sono a destra e lui si accrancia. Ma ce la c'è anche da solo! Ah, vabbè. Vabbè. Io posso scendere o sei convenzionato a me? Ah, qua dobbiamo fare la catapulta. Ma è un salto che hanno forzato... Non ha funzionato. È un salto che hanno forzato tantissimo. Perché non funzionava. Ma riesci a premere A? Non è tanto scriptato, mi sa, la cosa. A me subito l'ha fatto. Sì. Vieni premuto quando salti. Aspetta. Vai. Ho il fratello buggato. Anche a me adesso. Me l'hai mischiato. Ah, forse ho capito. Vabbè, hai fatto tutto tu, vabbè. Magari era ancora vivo. Mi sembra un po' esagerato, però. Magari era ancora vivo, poverino. C'era speranza. C'è stata una battaglia tra i giganti. C'è stata una battaglia. Basta. Da. Ma qui? Oddio. Io già magari. Basta. Non posso più tornare. Oddio. È una spada come quella di poco fa. Sì, c'è solo del sangue. Tipo a litri. Il sangue. Tutti abbiamo il sangue. Nessuno se ne è mai lamentato. Guarda quel piede, quel filo sotto se stesso. Devi attraversare qua.
Ma se volevo spingere il piede. Ma non puoi. Madonna, spingimi. Ma sta cadendo sangue. Vuoi un cerotto? Ma che dobbiamo fare? Tu hai detto di salire. Per me andava bene spingere. Andiamo a spingere. Dai, così nasce. Se mi dai il tempo di arrivare lì, però, possibilmente. Ah no, mi sa che... Sei fuori inquadratura. Vieni più indietro. Ah, abbiamo visto che c'era la telecamera, non ce l'ha detto. Ah, e ora? Ah. Però ora si può passare. Ma Fares, c'è il busto del... Aveva, ora non ce l'ha più. Vabbè, giusto, annusiamolo perché... La faffa di motto sto bene. Faffa di bene sto motto. Devo non dimenticare la battuta del... ma questo io curto fa puzza di piedi. Ah no, i miei piedi fanno puzza di piedi, non è curto, è normale. Guardate ragazzi, io adesso basito da questo uomo. Beppe approva. Dove vai? Ma telecamera che problemi ha? Ma io vorrei sapere perché questi avvoltoi fanno il verso del gatto. Perché non avevano i soldi per avere il verso di un avvoltoio. E quindi sono andati sul risparmio con dei versi. E poi l'hanno un po' modificato. Guarda, ma sei stupido. Ehi, Niall, ma io sto facendo qua dei lavori importanti, non è che posso aspettare te. Buonasera, Jovi Kurosaki. Buonasera e benvenuto o benvenuta. Allora, tu me lo spieghi cosa fai con la balestra? Rimaniamo ovvio. Sisko, prima c'era bisogno di te, c'era un bel momento per una clip. E infatti ho pensato, non posso neanche dire a Sisko di... Ma che fai? Sto caricando. Di fare la clip comunque. Qua, prima dobbiamo caricarla la freccia. Che fai? Ma non riesco, ho destinato niente. Prima si carica la freccia e poi si colpisce. Vai. Madonna, in fronte. Oddio. Ma perché? Così possiamo passare ora. Sì, che cavolo dici però? Nai, non... Cioè l'abbiamo ucciso. Aia. Io capisco che sono morti, però perché infierire? Oddio. Il richiamo dei giganti. Questa è l'unica cosa di God of War che ancora non è stata spiegata. Chi ha suonato il corno? Vabbè, ci sarà Ragnarok adesso. Vedi che adesso uscirà no, giugno no, addirittura. Ha suonato lui. In God of War. Lui, ok. Una freccia in faccia e siamo tutti ok. È chiaramente lo stesso universo narrativo di Genobix. Cioè, è sembra. Chiaro, questo è tipo uno spin-off. Vabbè, ma allora non vi focalizzate troppo. Oddio, ma che succede? Beh, è stata bella la telecamera che non ci dà modo. Non si può tornare indietro. Buono sto vino. È venuto a sede. Dopo bevo quello che resta del vino bianco. Ma sono soldati? Ma è la sezione di MC5 dove devi inondare tutto di sangue. Ma sono quelli che hanno distrutto i giganti o... Ah, ok, grazie Nobix. Ok. Ah, delle nostre impronte. Ti ringrazierò allora a fine gioco. Non ti bannerò dal canale. Ma è una donna col ciclo, cos'è? E la burla, l'ironia, il grande ridere. Vabbè, devi arrabbiare così. Da tocchi, eh. Vai, fai la battuta.
Sì, sono loro, gli uomini loro col cibo. Loro in lotta con i giganti, sono loro. Se no, Bix. Sono loro che li hanno ammazzati allora. Dai, che qua c'è l'acqua, così ce laviamo. Certo, un lavaggio digitale. Beh, non è che erano sporchi, Oddio, dobbiamo passare per forza vicino. Ma sono umani? Oh, non è che c'è barba gialla. Hela, hela. Aste, shika, noka. Uzz, uzz. Suki, suki. Qual era il gioco che diceva Suki? Ah, Luigi's Mansion 3. Luigi's Mansion 3. Vabbè, anche il 2. Vabbè, anche l'1. Il professor Coso. Lo Strong. Lo Strambic. Il professor Strambic. Collega. Eh? Questo lo dico nel caldo della telecamera spenta. Nel caldo della telecamera. Della telecamera. Ma non la salviamo. No. Cazzo è, cazzo bene. Scusi, ma io sono qua intrappolata, tu non mi salvi. Cazzo bene, devo andare a fare il trauma per mia madre. Devo trovare la medicina per mio padre. Devo andare a fare il trauma per mia madre. Non so cosa ho detto. Vieni, vieni. Che stai facendo? Devo fare la forma. La foto? Vabbè. La forma. È tipo un interrutto. Vabbè, due stupidi. Ma non è l'altro. Ma che cosa stai facendo? Niente, volevo fare lo screen. Ormai. E vabbè, aspetta, rifacciamolo, dai. Io ti tengo sotto. Dai, vai. Così posso cambiare finalmente immagine di copertina su Facebook. Ah, passiamo dalla foto in Sapporo. Era la foto di Animal Crossing con la copertina, però che. Okay. Passiamo dalla foto in Sapporo. Una namorata effettivamente non è capita. Tu ancora lì o qua sto spaccando tutto. Oh no, ma l'ho scoperto! Mi chiamavano l'intelligenza. E quindi non mi devo fare scoprire. No, no, ora partiamo dalla prigione. Ah, quale prigione? Questa. Aspetta. No, non farlo andare nel mezzo. C'è una sezione identica, mi dà chiar solo il 2. Ma scusa, ma quello dritto non ci vede. Oddio. E quindi? Ma è già più difficile. Vieni, vieni. Aiutala tu perché. Aiutiamo sta bestia. No. No, ma scusa. Tu devi andare per di là. Non possiamo. Dai, il passato attraverso la porta. Ma se picchio questo. Che non ha geodata questo. Ora sono io il nuovo capo, liberatela. Alla tizia. No, vabbè, bisogna fare qualcosa con quel. Con quel geroglifico di prima. Basta, sono morto. Allora, quelli con la. Perché pensavo di rubasse la lancia a quelli con. Bisogna fare qualcosa con questo. Beh. Mi sono beato di sangue. Forse dopo un po' si stoppa là il sangue, eh? Ah, forse quello è. Ah, così siamo. La divinità e tipo si spaventano. Datemi tutti. È tipo la puntata di Office di ieri. Facciamo di nuovo, però tu spaventato. Devo rivedere quando. Comunque come si erano fatta ieri la puntata, quello di 7 anni fa. Si inginocchiano, si inginocchiano. No, dritto, no, dritto. Io posso andare dove vuoi. Non ci picchi.
la tonna. Ma così ci riconoscono. Infatti, basta. E ora spogliati in senso di riconoscenza. Sei? Signora, prego, apra la porta. Ma potevo farlo anche da soli. No, la signora aveva la chiave in tasca. Perché sei da di neri? Ah, perché c'è l'ombra. Signora, si spoglia in senso di riconoscenza. No, no. Questa parte c'era anche in God of War 4. Quale parte di... è uno spin-off. Ah, vero. Però è identico. C'è anche la barca nello stesso punto. È vero. Anche la grotta. Lei è frigida, come Frecia, si chiamava? Frigga. Frecia. Freila. No, Frecia mi pare si chiamasse. No, non era Frecia. Frigga. Me lo farà dire di nuovo. Fringilla. Fringilla in The Witcher. Va bene, ora c'ha l'esclusivo. Signora, potesse fare una cosa anche lei. Allora, però si deve sedere. Non è che può fare quello che vuole lei. Signora, se le arriva un mazzo dalle spalle, come lo dovrebbe vedere? Signora, ma c'hai, vuoi attivare il remo? C'hai i geroglifici sulla testa? Vuoi remare? È un no? Ma io sto remando. Rema solo tu per ora. Oddio, che fa la signora? Rema solo tu. Sto remando. Non mi pare. Ma poi... Ok. Perché la signora si è messa a ponte? Così, questa è la sua riconoscenza. Possiamo non andare a sbattere fuori? Perché non remi? Ho sbagliato, tu guarda quanto... Ah, ma non si rema con A! Si rema con le frecce direzionali! A me, buongiorno! Ma qua c'è... il lago di sangue. Beh, ma per forza di qua dobbiamo andare. Eh sì. Signora, trauma cranico? E beh, siamo passati dalla sezione... Beh, il metodo di, di remamento però. Sono i pelle U. C'è una parte così in... dietro le quinte. Ah, ma sai che abbiamo sbagliato strada? A parte così in Abe Oddworld Inhabitants, quello nuovo. Cos'è Inhabitants? Soulstorm. Soulstorm Inhabitants. Soulstorm. Noi non c'ha. Rimettiamoci dritti. Su. Vai. Ma come direzioni? Destra, sinistra? Non devi direzionare, devi andare su e basta. Ok, su. La signora potrebbe fare qualcosa. Ah, per girare deve arrivare solo uno. Gira. Perché stai andando? Perché? Non dobbiamo andare dove sono i massi. Ma tu hai visto cosa c'è lì? Sì, un delfino. Sì, un delfino. Ma come si vede che non capisci niente di ornitologia? Che perché l'ornitologia studia gli uccelli. Vabbè, perché non è un uccello. No. Oddio. Scendiamo. Potresti non remare così, andiamo dalla parte dove non c'è l'orca. Allora, tu direziona destra-sinistra. Non c'è il direzionale destro-sinistra. Devi non remare. Ok, fermo. Oppure devi remare solo tu. Allora, io premo avanti, tu direzioni destra-sinistra. Non c'è il destra-sinistra. Ciao Arson, buona serata se stai andando. Ma che brutta. Non mi sembra un'orca. O comunque un'orca buona. Non esistono le orche buone. È vero, ricordiamoci che le orche mangiano i delfini. Ciao Arson, buona serata. Non è per quello che sono cattivi o meno. Vai a giocare al The Ring. Lo sappiamo che stai andando a giocare al The Ring. O meglio, lo so. Quando ti stai fermo, magari. Ma perché non ci attacca? Perché ho avuto l'intelligenza di fermarmi. Però tu continui a girare in tondo. Signora, però potrebbe fare qualcosa.
Siamo arrivati. Ma mi sa che non è la destinazione che voleva lui. Perché io volevo giocare a Elden Ring? Cioè, sono tutti, se io apro adesso Twitch, tutti stanno giocando a Elden Ring. Infatti il trucco è non aprire Twitch. Telecamera. Ma neanche ZL e ZR aiutano. Eh no, tipo blocca. Tipo bloccata. Però almeno il percorso è dritto. Tup. Oddio. Chi è stato? È la signora, scorreggiata. Siamo quasi arrivati, dai. C'è un cimitero di ossa. Non è che questa gli gira. Olè. Oh no, ora è più lontano di prima. Dai, gira. Tu devi girare. Arafa. Si è rigirata, signora, comoda, lei, tranquilla. Ci sono i due cretini che remano. Che non rema a quanto pare. Ferma, ferma tu. Ma, ecco. C'è un'altra barca, quindi qualcuno è venuto qua prima di noi. Sì. E sarà il marito della signora. Perché dovrebbe avere un marito? Magari un figlio. E sarà il marito della signora. Ok, lei è a posto. Ora ci ributta a mare. Allora. No, no. però sto bloccato. Ah, platform. Questo salto non mi sembrava morto. E se fosse la moglie, è vero, potrebbe essere anche la moglie della signora, vero? Potrebbe essere anche la figlia della signora. Ma perché ha dovuto aspettare te per... Ma perché non salta? E in questo caso ho dovuto aspettare io te. Perché... Perché ti arrabbi? Perché sei lento. Perché sono più piccola di te. Ti ricordo. Ah, Nial non interessa. Oh mio Dio. Cosa sbaglia ci mangia? Poi sono tutti temerari, attraversano culti, tartarughe marine. Questa tartaruga è un po'... Orche. Rapa. Oh, testa di rapa. Signora, ma dove? Signora, ancora non ma vedo. Ma l'ho vista la signora arrampicarsi, secondo me non si è arrampicata. Ha saltato. Ha fatto un salto unico. Io ancora non vedo il segno della sua riconoscenza, signora. La vedo ancora con vestita addosso. Allora. Oh dai. Dimabu, Malia. Io ho girato completamente. Non lei abita qui. Ok, lei è arrivata a casa. Beh, ci sembra una casa, signora. Basta, ci serve un'ascia, si spoglia. Ci serve un'ascia. Serve un'ascia? Signora, potrebbe andare a cercare. Ma sti due bambini che stanno. Che dice? No, sono solo disegnati. Ah, ecco. Ha fatto così. Ogni 1.000 euro omaggio c'è una sega. Sta battuta è più vecchia di mio nonno. Vuol dire che tu non è abbastanza giovanile. Vabbè. E il gioco finisce qua. Ma va, tu portala, io. Non mi piacciono tutte queste cose qua. Sì, però se mi dai una mano, porca di una miseria. Prendi la banjo. Vado a vedere cosa c'è di qua. Non puoi. Vieni un attimo. Ma la sega. Ah, ecco, sta andando da sola. Ma sarà un'altra cosa che porterà un altro trofeo. Ma non mi interessa, è qui da. Ah, la panchina.
È inquietante sta cosa. Che sono gli abitanti del villaggio ma congelati. Ma che fanno? Canto della balena. Quindi erano balene. Ok, è stato molto difficile. Balene OGM. Ma che stai facendo? Mi porti a mala strada. Guarda, veramente. E questo è il regno di Arendelle. Ma com'è calata fino a giù la sega? Scusa, ma cosa mi dice che questo ramo, questo tronco non faccia la stessa fine dell'altro? Non lo vedi che... Ma che stai facendo? Ma vuoi metterti dritto? Ma è passato. Vabbè, ce la faccio io. Oh dai! Signora, io fossi lei mi allontanerei. Taglia. Taglia. Una. Taglia, sì sì, taglia bene. Taglia, ma è l'XL di meno d'attivo. Taglia. Ciao Cisco, buona serata. Grazie per essere passato. La signora è agilissima. Tutto ah, il villaggio. Stavano attaccando qualcuno. Taglia. Ma devo attaccare. Qualcuno che li ha congelati, però. Ma qua si può saltare? No. Signora, se questo è il suo villaggio, perché non fa qualcosa per rientrare? Mi si è arrabbiato. Bisogna suonare qualche strumento. Tipo questo. Ah, il coso, bisogna trascinare. Ah, il coso. Hai provato qualcosa? Ma lo vogliono tutti. E niente. Beh, non cioè, proprio tu. Ho fatto una strage. Non proprio tutti, dai. Tannai! Atta! Atta! Dobbiamo direzionarlo? Sì. Signora, invece di non fare niente. A parte che c'è sto coso che dovresti muovere tu. E cosa fa? Ah, ricarica. Ah, signora, vada. Vada. Oh, via. Ok, e lei è a posto. E lei ci aprirà il ponte da dietro. Ah, vai ora tu. Non ci apri il ponte, signora. Solo tu come passi? Io non passo. Io voglio solo spararti. Ah, perché ne servono due per aprirlo, ok. Se no sarebbe rimasta lei lì per sempre. Cosa molto ingegnosa, devo dire. Basta! È invisibile. Allora, o non sono caricate le texture, o l'orso è invisibile. No, deduco che sia. È il fratello della rana. La rana magica. Non credo che la fisica di una catapulta ti permetta di sopravvivere. Effettivamente. Oh dai. Gaia. Calcolando anche la velocità con cui vieni sparato. No. Aspetta che mi devo arrampicare sull'idea. Il problema non è quello, il problema è la signora. Ah beh, scemo io. Signora, ma una domanda spassionata. Lei fa parte del culto degli assassini? Signora, sto facendo un sondaggio. Lei conosce Altair? Che sarà presente. Mimetizzati. Ora ci schiaccia. Game over. Chiameremo l'orso senza texture. Sì, qua signora, forza! La signora sa come sopravvivere. Dove andava?
Ma stava pisciando questo. Beh, segniamo, non facciamo una. Così. Una cosa. Una? Ah, qua. Io dovrò provare a fare la papera. Oh. Ma fratello bestia. Ah, ok. E la signora? Ma è lì la signora. Ma non viene. Saranno a fare i suoi. Ma che fa? Ci portano al mostro. Solo noi possiamo sconfiggere. Ce ne sono altri tre. Ma perché non aspetti che finisca il suo corso? No! Ota! Già abbiamo fatto, signora! È che siamo morti! Abbiamo fatto, signora, che siamo morti e siamo ritornati qui! Eh? Signora, a posto, già la conosciamo, siamo morti, no? Signora, già l'abbiamo fatta sta cosa. La signora avrà circa la vostra era. Era o età? Perché se la nostra era, effettivamente. Kaia? A me sembra più anzianotta di noi. Tanto lei sta ferma, si muove solo la... Ora potresti non premere niente finché non arrivi dall'altra parte. Sì, io resto col tasto muto fino alla fine della live. Eh no, sennò non finiamo il gioco. Vabbè, dai. Già è passato un'ora ancora, non abbiamo finito. Beh, nessuno ha detto che mancava un'ora. Un'ora e mezza avevamo detto, forse settimana scorsa gli altri. Signora, non mi freghi il manichino. C'è un quarto manichino, potrei usare quello. Direi di no. Non manca tanto, ok. Penso che allora questo qui sarà il boss finale. Però questa cosa che non si vede, cioè, ok. In realtà l'orso è la cura per nostro padre. La capisco, però avrei preferito vederlo. Vabbè, magari a breve saprà. Che non hanno avuto inventiva, cioè il grafico, il game designer avrà detto non lo so come lo devo fare sto cazzo di nemico. Ho detto non lo fa. Lo mettiamo invisibile e basta. Genio. Mi sa che ci ha visto. Ma questa qua abita in una, in una città in cui c'è un mostro invisibile. Quella è la musica di Automata. Vero. E beh, qua cadrà il punto che non lo regge. Scusa, chi l'ha combattuto non ha pensato di farlo arrivare lì al sono ponte per prima. Farlo cadere. Che sono morti prima. Ma però è vero, la signora è giovane effettivamente, invece quella la nostra età. Sei innamorata? Ah vabbè, vi faccio fare. Naya, però cioè. Tu facci il video. Ma che fai? Ma come vi? Stanno insieme. Promessa di matrimonio. Ah vabbè, io è arrabbiata comunque. Vabbè, abbiamo salvato il villaggio. Cioè, l'ha baciata e se n'è andata? Sì. Signore, in segno di riconoscenza. No. Ha provato a togliersi i domenichi che indossa. Ma perché è diventata scura? È per l'inclusione. C'è l'aurora boreale sotto. Questa è qualunque cosa. L'aurora boreale. Questa è anche l'aurora astrale. Magari sono in Australia. Cartapesta. Come fai a fidarti? È appena incontrata. Come fai a fidarti? Ma che me. Tu non. Tu c'hai. Vabbè, finirà nel tranello lui, sicuro. Io non. In realtà lei è la moglie del Bigfoot che abbiamo sconfitto. Ci sarà un motivo se stavano per bruciarla viva? Vabbè, non è detto. Anche Giovanna d'Arco stava per essere bruciata viva. Sì, un motivo ce l'avevano per i loro criteri errati. Per i loro criteri. Non sempre sono corretti. Ah, ma sono io che guido, guarda. Vabbè. Io ora stare fermo qua. Dagli una gomitata. Dammi tutto quello che hai. Spizzico. E noi?
Ci sta portando nella sua tana. E infatti. È Spider-Man. E finisce qui il gioco. Ora ci mangia e abbiamo... è finito. Però la maglietta è rimasta. Vabbè, direi che un motivo per bruciarla ce l'avevo in questo caso. Ah, così dai le pacche nel culo. Lui è deluso perché è la prima ragazza che ha avuto. È un ragno assassino. Addondoliamo, è tipo quello di Final Fantasy 9. Destra, sinistra. Magari devi aprire anche questa stazione, eh? No, sono destra e sinistra. A questo punto il Bigfoot era buono. Oddio! Sì, sì! Mi tocchi! Sì, più giù, la prego! Che devo fare? Sì! Ora è il mio turno! La lecco io! E dai! Ma dove è finita la gara? Dove è finita lei? Oddio! Ma finisci di girare! Sì! Vai! Un'altra braccia! Chissà quale! È tipo il gioco delle carte magiche! Prendo la carta dal mazzo! E scompare! Beh, signora, aveva 8 braccia, era a 4, direi che ancora può camminare! Sì! È per scafazzare un attimo la Cina! Però sei stupido, guarda! Sì, ma i miei ha capito dove sono. Si butta lui di sotto. Sì, mi tolga la maglietta. Poi gliela tolgo io a lei, visto che è l'unico indumento che ha. Ah, chissà quale devo prendere, aspetta. Che schifo. Ti picchio. E ora questa. Guarda, il tre di fiori. Magari sembra nello stesso posto. Perché qua non può andare ai bordi. E ora? E perché sei mal pensato, ma sta facendo stretching. Ma io ora gira su se stessa. Sbang. E ora? Signora, non fa più la gradassa, dang! Poverino, vedi che sta soffrendo. Ci soffrire io. Guarda come si muove. L'ultima! No, ne altre due davanti. Per due non conta. Ah, questa è rimasta. Ma l'ha avvelenato! È riuscito a strappargli 6 zampe senza niente. Ora lo si è salvato, però. Ma ti prego. Allora era lei che aveva avvelenato lui. Cioè, gli ha staccato veramente tutte le zampe e poi per le ultime. L'ultima. Mio figlio sta morendo. Puttana, puttana. Lui aveva questo colorito anche quando andava a pescare. Era già avvelenato al tempo. Ma ti prego. Beh, dopo la fine di A Way Out. Vabbè. Sarebbe strano se sopravvivessero entrambi. Ma finisce infatti che il fratello minore uccide il maggiore. Può essere. Dopo che mi hai guidato tante volte tu nell'acqua. No, io lo butta e poi gli fa. E invece di fare gli scherzi simpatici.
Doveva andare così, era fissato. Ah, siamo arrivati a destinazione. L'Yggdrasil. Finalmente. Defende la macchia di sangue. Ora possiamo prendere la foglia della vita. Considerando i riferimenti alla mitologia norrena, mi viene da pensare che questo sia l'Yggdrasil. Ma potrebbe essere anche qualunque altro albero. Tipo l'albero di Ifa. No. Poi, quali sono i riferimenti della mitologia norrena viste finora? Kratos. La barca. I vichinghi. Il cornamuso. I giganti. Il nemico invisibile. Non c'è il nemico invisibile. Sono i muri invisibili. Cosa c'entra? Madonna, povero. Fallo per nostro padre. È diventato bianchissimo lui. Come, è diventato come suo padre. Ma sarà morto da qua quando tornerò. Sono stati anche satiri per l'occasione. Tu me la servi ogni volta sul petto d'argento. Adesso quando finirà la live dovrò ascoltarmelo per 10 ore di fila quella musichetta. Il CD originale di Spiro. Della host di Spiro. Sai che ce l'avevo davvero nel telefono vecchio però. Questo qua ha camminato. Ogni volta che mi chiamavano. Oh, so Pippo. Poi ne ho fatte tante battute nel frattempo, però le ho messe. Tipo questo yogurt fa pezzi di piedi. Ah no, lo yogurt è normale, sono i miei piedi che fanno pezzi di piedi. Che bella frase. Ma non è una freddura, è una battuta del cavolo. Sì, che ho detto mentre lavoravo. Ah, vero. Esternate i miei colleghi. Sentite ragazzi, ma anche poi questo yogurt fa pezzi di piedi. Ma qua devo andare, non posso andare io. Ah, infatti. Un piatto d'argento. Un piatto d'argezi auditore. Oddio, che è un portale. Lo specchio delle arpie. Lo troviamo all'inizio di God of War 2. Era proprio dopo, qual era il numero? Dove perdete anche quella del fratello, così ne bevi due. Ora scendi, guarisci il fratello, la riempite di nuovo e poi andate dal papà. Potrebbe portare ovunque. Questa è la parte di Super Mario 64, quando c'è il pinguino alla fine. Non è alla fine, è l'avversario il pinguino. No, no, alla fine del percorso c'è il pinguino. Era ovvio. Dai, io. Ma dagliela a lui, magari si salva. No, Bix, adesso ti blocco. Io sai che il mio Joy-Con non serve più. Povero, lui ha perso la mamma, ha perso il fratello. E se temporeggia perderà anche il padre. Se temporeggia appunto perderà anche il papà. Naya!
Vedi che Nobis mi aveva detto di prendere quello giallo per salvaguardarmi. Così giochi di più. Penso che sia finito. Quello che piove ovunque tranne sopra di lui. Oddio. Ma è lo spirito, non è lui. Come vede quello della madre. Povero. No, non lo voglio fare. Come fate a scavare una fossa così grande da solo? Con le mani. Magari il terreno è morbido. Magari do una mano. Non muovo i piedi. Però vede lui. Poi fratello, scherzate, lo seppellisce. Come si seppellisce con lui? Ma figurati! Così il padre muore. Magari gli partiva la psicosi. Se lui non dava corda a quella cretina. Come si è spalmata in maniera uniforme la terra. Madonna, pesante però sta parte. Se proviamo a fare qualcosa. Tipo si colpisce, chissà. Se la butta addosso la terra. No. E finisce così? Non sapremo mai se il padre è solo vissuto o meno. Oh no. Padre! Dov'è il mio telefono che devo fare giochi finiti numero? Vuoi fare col mio? Toh. Testi, se, o me lo lasci? Ma è vivo il grifone! Barbagiano. Perché lo porterà a casa, non è ancora finito, aspetta dice. E sì, anche perché stavo per bloccare il telefono. Carino. Vabbè, ma tanto la mia parte è finita. A meno che ora devo comandare lo spirito che fa. Ah, però seppellito nelle pendici dell'Yggdrasil. Sì, però cioè dove lui non può neanche andarlo a trovare, capito? Come, lo può farlo con Grifone. Ho capito, però quanto è averlo raggiungibile facilmente. Ma l'ha riempita la sacca? L'ha usata tutta per il fratello. Ah, ora va a casa dal papà.
Oh, papà, una buona notizia e una cattiva. La buona è che tu sopravviverai. Sei fuori inquadratura. Eh? Sei fuori inquadratura. Sei fuori inquadratura. Ah, e che me ne frega a me. Io c'ho diesel. Oh, non ho usato tutti gli ultimi soldi per la regia di questa zona. Ma la musica epica, tra l'altro. Erano gli ultimi 40 euro che avevano. You must use the good music for the end of my game. Fatti Oscar, fuck the, fuck the shit. Vabbè, diciamo che questi 40 euro non te lo sto dispendendo. Ma basta, prima lì. Una cosa siamo dei 3 euro. C'è l'effetto nella pioggia, diciamo. Che comunque siamo in GTA. La stessa trilogy. Cosa, siamo in GTA, esatto. Oh, che carini, portalo con te. Grazie, Edvige. Io me lo terrei. Ma te se lo tieni, lo metti in cameretta ora. No, va via invece. Beh, basta che fischia, ritorna. Povero, lui con la faccia tutta triste. Mi sembra Jim Carrey. Ma per favore. Ma è vero. Ma non c'è la borsa. Ma che si sega, belle che spione. Non ce l'ha la borraccia. Oddio. Allora dice, papà, siccome... So che vuoi morire, quindi manco l'ho portato. Papà, è morto mio fratello, quindi anche tu lo raggiungerai. Siccome mi scoccia vedere la gente che muore. Ma vuol dire figlio di... Ti devi dico. Sbagliato. Oh, ah, com'è? Hai provato ad arrampicarti nelle guglie. Non l'avevo visto le guglie. Se mai avere un montacarichi che ti porta a casa. No, dobbiamo scavare in profondità. Mamma mia. Devi superare il suo trauma, mo, per forza. Il gioco finisce qui. Allora arriva lo spirito di entrambi. Ah, ti porterò io dall'altra parte col mio spirito. Con la Kamehameha padre figlio. Vedi questo. Questa è la vastità. Ti dirà passa. Supera sto trauma. Manco se ci fosse morta tua madre nell'acqua. Era il gioco, sono sicuro. Visto c'era la borraccia. Ah, ce l'ha. Se non scusate ad animarla poco fa. Ora la perderai in acqua. Dai, perché no? Che si spaventa. Che non c'è nessuno che gli dica atta e quindi non... Ho capito, Che facciamo? Niente, allora faccio il padre dicendo che sono morto. Finisce così. Ma non mi fa andare avanti, Ma come no? Che vuol dire no? E rimarremo qua per sempre. Ma è allucinante, non mi fa fare nient'altro. Cioè, il tasto azione è questo, non mi fa fare niente. Provo a tornare indietro. Devo trovare forse un'altra strada allora a sto punto. Allora la madre non è servita a niente. Non posso tornare indietro. Ecco.
io. Sì, vabbè. Ah, ok. Qua c'è la mamma. Dai. La tomba. La tomba, vabbè. Ho sbagliato. non ha più a chi dire atta. No. Era così in alto la tomba della mamma, non mi pare. C'era così lontano? Ah sì, infatti. Povero però. Mi dispiace un casino. Non era qua però, era nell'altra casa. Questa è casa sua. Quindi in cooperativa comunque a qualcosa servi. Anche se il personaggio non c'è più. Tipo mo qua. E ora ti spingo io. Vai. Prova. Ma sto premendo. E non va. È tipo qua, invece no. E devi ridire la passera. Prova cosa? Non prova, ci sono fisicamente. Prova a premere adesso. Ah, vedi? E fai di saltare. Conduci tu. E non va, è bloccato. Premi tu. Okay, devo lasciare. Tu devi dare l'input. Siamo arrivati. Ati, Abby. Ora bevi il vecchio di... È morendo. No. È stanco. Ma mi auguro, è una tragedia se non sta famiglia. Poi il padre farà altri due figli in casa. Con quale moglie? Con un'altra moglie, con la donna ragno. È morta. Tu pensi? Che canta. Nayal è contento. Il papà è vivo. Il papà sta pisciando. Ah no. Saranno due le tombe ora. Infatti. Siamo 2-2. Esatto, quindi. Ora comanda il padre? Intanto lui non c'ha un'incisione, un... È vero. È spoglia. Una tomba vuota.
Una lapide vuota. Beh, anche la tomba è vuota, visto che lui è da Yggdrasil. Anche lo tocca. Edvige sempre in giro. E con la musica di Uncharted in sottofondo. Creator and Game Director. Il gioco numero 5. Finito nel 2022. In maniera molto drammatica. Gioco numero 5. Comunque Nobix ti salvi solo perché sono stato il personaggio che è durata fino alla fine. Non so in che lingua l'ho detto, però capisci, capiscimi e traduci. Two Sons. Ok. Bon, è stato un... Cioè, considerando che è stato l'inizio della direzione di sto cristiano... Ma infatti è bello pensare che questo sia stato l'inizio poi di... quello che ha portato a Way Out e a It Takes Two. Infatti A Way Out è proprio un'evoluzione di sta cosa su diversi punti di vista. It Takes Two evolve tantissimo più a Way Out che questo, mentre A Way Out riprende molto da questo qui. It Takes Two proprio si separa, è proprio una, ma anche c'è su tutto. E considerando tra tutti ma non perché a livello è, ma tra tutti personalmente forse nel piano globale ho preferito It Takes Two, ma non perché è l'ultimo per lato tecnico, lato artistico, perché, altro come gameplay perfetto quello che fa It Takes anche Two. Esatto. Special thanks Joseph Fares, ma il director grazie oh special thanks per anche come ambiente, ma come special thanks and most important regard. Vabbè, che te devo dire? Grande io, Joseph. E io arzo le mani. Special thanks, Joseph Fares. Jack Joseph. Unity. Unreal Engine di Unity. Però bene, è stato un bel viaggio aver visto da dove è partito e dove è finito alla fine. Che in realtà l'abbiamo percorso un po' a ritroso, però... stavo per dire, questo forse è il più drammatico dei tre, ma anche A Way Out non è che si conclude in maniera... A Way Out però non erano legatissimi loro due. Non erano legati come fratelli, però... Qui c'è proprio la pesantezza del viaggio insieme. Del fatto che fossero anche fratelli, certo. Non va quello, devi fare quello lì, questo. Io invece voglio usare questo. No! Vabbè, a Tetris non mi fai giocare perché sennò c'è il problema della categoria. Adesso diamo una piccola conclusione. Prima però voglio vedere. Niente, non voglio vedere niente. Come si scende? Aspetta, c'è la magia. Contenuti bonus. Obiettivi, ecco. Abbiamo mancato colore le panchine. Allora abbiamo mancato pecora nera, il pozzo dei desideri, tira la palla di qualcuno dentro un pozzo. In effetti l'abbiamo fatto. Riunisci due piccioncini, l'abbiamo fatto, non erano due giganti. No, quella là è di trama, questa sarà una cosa non di trama. Fai danzare l'inventore. Aiuta le tartarughe a raggiungere il mare. Ah, si poteva fare e basta, non c'erano delle panchine. Forse allora era quello della pausa probabilmente, quello delle panchine. Ah, ok, sì, può essere. Ok. Va bene. Oh, la sua... cioè sarebbe interessante sotto un certo punto di vista. Hello everybody, my name is Joseph Fares and I'm the writer director of A Tale of Two Sons. I'm gonna give you a cool walkthrough. Un remake così lo farebbe. Some insights and fun facts throughout the development of the game. Excuse my English,
I'm originated from Lebanon, so that's why I have kind of Arabic English style. But you will hear capibile. Actually, talking about Arabic English and Arabic language, the language for brothers is actually inspired by my own language in Arabic. And you will actually spero dal suo arabo, dal suo inglese arabico. So this will be quite a long time actually. I prayed brothers because this is almost a year after we finished the game, but let's see what happens. It's gonna be fun, and I'm gonna try to tell you as much stories as much fun as I can. Just a little bit about myself and my background. I'm normally. Guarda, lui è anche legato a suo fratello, effettivamente. Il fratello è un regista, ok. Cioè, suo fratello comunque è l'attore dei suoi film. Absolutely amazing experience to make a video game, but so hard. I mean, I've done 5 features, but that's a walk in the park compared to this. Ok, dice che è più difficile effettivamente fare un videogioco. We didn't want to have a actually spoken language, and the reason of that is that I really like the interactivity of gaming. That's what keeps me going. So the idea was to actually keep everything like a made up language to make the player, you know, guess and almost in a way more interactive, because trying to figure out what they're saying, reading their language. So that's part of the reasons. Also, ah, cercherò di rendere più interattivo, perché non avendo comunque un doppiaggio doveva rendere tutto più comprensibile semplicemente tramite il gameplay, e quindi cercherò di renderlo più interattivo. Ma ripercorre ta in Arabic you say ta, that means come here. Ah, ta vuol dire vieni. What's interesting also, I mean, we have ah, questo è interessantissimo with this with game, but interesting thing is that and most of the stuff that you see in the animation mocap is actually done by me, and I'm saying big brother, little brother, father, and every pretty much every creature in the game, even the girls, is done by me, because again lui ha fatto tutto. The money to you know to perché non ho i soldi, cioè, non ho i soldi, ha tutto suit with different dots on it and just do it. So you hold in triggers and you start to walk. You actually can interact with this one if you see like how brother smells it like this. Okay. And when little brother interacts, he's kind of like, and remember this interaction because I will come to this at the end and talk about something else. Ma ha fatto tutto il work through. Ha fatto tutto. Guarda, vedete bene. Mi sa che questo non è Switch. I can tell you, like, one thing in brothers, we have like unique stuff all the time. Like, for instance, this wagon, we had so much bug with this one. It's crazy. Ah no, un sacco di bug solo per questo carro. During the first game, people who like, is not developers, all the developers know this, but. It's crazy how much how games are in the beginning. I was so frustrated. I was like, what? It's not. Sarebbe interessante. A 50 minuti. Ma è proprio un filmato. Sarebbe interessante. Lo feci 50 minuti fa una speedrun. Sarebbe interessantissimo quello da fare. Sarebbe interessante vedere la parte della corda, se lo sapevo. Quale corda? La corda tesa della, dell'impiccato, che è prima. Tone. Because lì era. Ma lui ce l'ha a terra la corda. His house is burned down, and you can see that. Vedi che è normale. Non è la versione Switch che ha qualche problema. Ah, vedi, qua sono gli hanno bruciato la casa, e quelli sono sua mamma, sua madre, sua moglie e il suo bambino. E invece io pensavo che fossero per la guerra. Trying to make short stories out of però la corda normale that is in the same però è interessante kind of like perché ti va a spiegare in, proprio però la corda the emotions that is in the game if you see what's there it's kind of a dato il gioco è uscito per qualche mese esclusiva 360 that the, quindi probabilmente questo era già nell'epoca 360 è uscito per 360 per il PC poi PS3, poi PS4 One e poi Switch. Esatto. E poi cercare io. Va bene, non so qual è il tasto per uscire. Anzi, sarebbe interessantissimo, magari 50 minuti per qualcuno possono risultare pesanti. Ma in caso lo trovate nel gioco e ho ma penso anche su YouTube che ci sia eventualmente. Ma che onestamente me lo guarderò perché mi era interessante. Magari guardiamo su Xbox One che siete anche meglio. Il fatto del linguaggio, ta che vuol dire vieni in in arabo. Allora, lo saliamo su Xbox perché abbiamo il gioco su Switch, Xbox e PC. Guarderemo su Xbox, allora, se lo dobbiamo vedere, almeno guardiamo la qualità su PS4, migliore. Compreremo su PS4 certo. Giusto per vedere il... Su 360? Sì. Ok, l'esperienza quindi io direi che se riusciamo ad uscire
possiamo definirla conclusa, quindi B. Tra l'altro sappiamo che abbiamo fatto meno delle solite domeniche, perché un'ora e 50 non è proprio lo standard nostro. Però considerando che la maggior parte di voi vuole giocare a Elden Ring... Sì, la maggior parte di voi è su Elden Ring, l'abbiamo capito... Okay. Questo li puoi tornare a bruciare. L'abbiamo capito anche vedendo, diciamo, l'attività di stasera nella live, però ci sta, è giusto così. L'unica cosa che vi diciamo è che domani poi pubblicheremo, come sempre, il piano live sul canale Telegram... ma tecnicamente dovrebbe restare tutto invariato, quindi martedì lo Stodissi, giovedì hai ancora Resident Evil o torni a Yakuza? Aspetta che mi stai dicendo tante cose che non posso seguirti, martedì, perché quando si finisce un videogioco la prima cosa che si fa è disinstallarlo. Venerdì invece vi confermiamo che faremo lo disinstalliamo. Come si disinstalla un gioco su Switch? Gestione dati. Gestione dati, cancella software. Era molto più facile quando pensassi. E venerdì porteremo in live invece Triangle Strategy. Faremo un brevissimo e rapidissimo unboxing della Collector's Edition e poi giocheremo al gioco. E ovviamente in blind, perché lo proveremo proprio con voi. Da adesso fino al 25 marzo, ogni venerdì c'è un day one. È sempre stato. Non è che abbiamo sempre avuto ogni venerdì, no? Sì. E partendo con Triangle Strategy questo venerdì prossimo Chocobo GP, nella speranza che Amazon cambi la data, perché ancora è fermo a 14 marzo. Il venerdì successivo c'è Final Fantasy Origin, tra l'altro devo ricordarmi di farmi fare il cambio turno, e il venerdì ancora dopo, che appunto il 25, Kirby e la Terra Perduta. Kirby mi piacerebbe portarlo tutto sul canale mio secondario. È solo del quarto gioco, dici, ma questa cosa. Probabilmente vedremo come andranno le cose. Quindi per ora, allora, venerdì prossimo con Triangle Strategy ci vediamo. Domenica invece, visto che abbiamo terminato il viaggio dei titoli di Fares, finalmente iniziamo il primo Uncharted, la saga degli Uncharted, partendo ovviamente dal primo. Giovedì mi avevi detto? Ok, non lo so, perché non ti ho ascoltato minimamente. Giovedì ti ho detto, hai ancora Resident Evil o... Ma lo rifaccio tutto da capo io, perché tanto non ti ho ascoltato. Magari hai detto tutte cose senza senso, quindi chi lo sa. Allora, quindi abbiamo concluso con Fares nella sua interezza. Per l'appunto, domani esce il video sull'HD2D, sul canale, su YouTube normale. E dico ancora devo fare una locandina, perché quello che ho fatto mi piace particolarmente. Però ne esce una locandina come si deve. Adesso la faccio io. No, facciamo che tu non fai. A che ora esci? Tra 10 minuti esci, non ci arrivo. Ok, martedì si continua lo Stodisi. Lo Stodisi è mal che casca il mondo, deve andare avanti. Lo Stodisi è quello che deve cercare di non essere interrotto da niente. Solamente Final Fantasy 16 può interromperlo. Quindi speriamo di no. Spero che esca dopo che finisca lo Stodisi. Non ti preoccupare. Giovedì, visto che abbiamo finito totalmente Resident Evil 7 in ogni sua forma e velleità totale, possiamo riprendere Yakuza 5, perché finalmente Yakuza 5 l'avevo messo di lato per lo Stodisi. Ora possiamo riprendere con Yakuza 5, che però verrà interrotto perché la settimana dopo c'è Chocobo GP, mi ricordo che l'ho saltato. Verrà interrotto, non mi ricordo il perché, ce l'ho scritto da qualche parte. Venerdì per l'appunto c'è il Day One di Triangle Strategy. Di sto gioco qua. Ma davvero stai dicendo le stesse identiche cose? Io non ti ho ascoltato prima, per me non ho idea di cosa hai detto tu prima. Le stesse identiche cose? Ah, solo non le dici. Loro le stanno sentendo due volte. Meglio sapondare quando è difficile. Ah, beh, certo. E infine, domenica, si inizia Uncharted. Dopo tanto te, ora non ricordo cosa aveva detto, questo l'avevo ascoltato quando l'ho detto. Ok, va bene, quindi abbiamo questo piccolo incept. Uncharted. Uncharted, abbiamo visto il film, quindi mi è salita un po' la scimmia di giocarlo, okay. Di rigiocarlo. E così lo gioca brutale. Ma rigiocheremo la cosa, la trilogy? Certo, 1, dove vuoi giocarlo. È su PlayStation 3 magari volevi giocarlo. Che non si può streamare. Ah, vero. Ok, va bene. Dici Triangle Strategy o Uncharted 1, Liam? Perché anche Uncharted 1 non è che è un bel gameplay. Ma Triangle Strategy lui ci va pazzo. Starà dicendo Uncharted. Mica lo so che ci va pazzo, non è che ci vado tutti i giorni con Liam.
È lui che non mi risponde. Non è vero. Ancia, ok, perfetto. Va bene. Io vi ringrazio per essere... Vediamo cosa c'è nel frattempo. No, beh, tu non lo so. Noi, perché come sempre io non esisto. Va bene, io vi ringrazio, lei non lo so, per essere stati presenti. Come al solito, se la live vi è piaciuta, iscrizione, like e condivisione. Spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante. No, aspetta! Spread the knowledge, che è sempre la cosa più importante. E noi ci vediamo. Concludiamo così. Ragazzi, alla prossima live. Alla prossima live. Buona serata, grazie per essere stati con noi. Buon Elden Ring a tutti e ci vediamo domenica prossima. Ci vediamo venerdì. Noi ci vediamo venerdì. Un bacio, buonanotte. Bye bye.